Vi assicuro, l'altra notte ho girato mezza Firenze e non ho trovato una sola volante della polizia o dei carabinieri. E questo non va bene, ma non è una critica a chi lavora, perché sono pochi e fanno quello che possono gli agenti che ci sono. Ce ne vogliono di più. È precisamente 200. Il sindaco Nardella non si arrende e torna a chiedere al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi il potenziamento degli organici delle forze dell'ordine in servizio nel capoluogo Gigliato. La sicurezza ai cittadini la deve garantire lo Stato. Lo Stato. E lo deve fare con un impegno concreto. Lo ha fatto stamani in occasione della presentazione del progetto Volontari per la sicurezza, che aiuterà nel lavoro della municipale, della polizia e dei carabinieri attraverso il loro sguardo attento su giardini e parchi. Noi più che mettere 1600 telecamere, fare concorsi per la polizia municipale, ora prenderemo altri entro gennaio 50 persone nel corpo di polizia municipale, altre 100 nel corso del 2024. Più che fare progetti come questo, con i carabinieri in congedo, che cosa dobbiamo fare? Un aiuto, non certo una sostituzione delle forze dell'ordine, che secondo il primo cittadino sono insufficienti per i bisogni del territorio. Per questo noi aspettiamo dal ministro Piantedosi, che è stato molto cortese e attento ad ascoltarmi, i fatti, le risposte. Io conosco Piantedosi come una persona seria che si è preso un impegno e lo porterà in fondo, però è ovvio che prima arrivano le risposte da Roma, meglio è. Piantedosi al momento non ha dato alcuna certezza in merito, mentre ha annunciato il ripristino del progetto Strade Sicure con i militari a presidiare alcune zone sensibili della città. È chiaro che se ci fosse anche la possibilità di un contingente di militari alle cascine può essere un di più, ma la lotta agli spacciatori la fanno le forze dell'ordine e la polizia municipale.